Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Siamo a Livigno, questa volta siamo venuti a girare in DH. In realtà adesso sono già le 5:15, 5:30. E direte, ma cavolo, ma stai facendo l'intro dopo? Sì, sto facendo l'intro dopo. Perché? Dopo la sigla. Ciao! Partiamo dal dire che ho tagliato i capelli. Oggi giornata fantastica a Livigno, sole della Madonna. Però siamo qui non solo a girare come una normalissima giornata in bike, ma perché The King, questo, che è un gruppo di persone che condividono tutta la stessa passione, girano tutti assieme, fanno festa tutti assieme, ha organizzato questa giornata dove ha fatto non uno, ma bensì due eventi. Il primo è stato stamattina, era una gara Avalanche che è stata una figata perché siamo partiti tutti assieme, c'è stato un casino della Madonna. E infatti adesso vi lascio alle clip di quella gara, ma non staccatevi perché nel secondo pezzo di video vedrete invece quello che stiamo andando a fare adesso e vi spoilerò solo questa cosa. Bici da due orte al mottolino. Godetevi le clip di stamattina e ci vediamo dopo. Io. Niente, siamo pronti? Toto, posso? Sì, sì, sicuro. C'è una foto. No, è video. Ragazzi, la fanno la gara. Ah, il video, ah, video. Non vale. Mi ha fatto fare la figurata. Era un video, pensavo fosse una foto. Bene, siamo in cima al mottolino con la gang. Cosa stiamo facendo, Grigio? C'è un po'. Non ho ancora capito io. Ci ha riassunto qualcosa, ma tu non l'hai sentito. Non l'hai... Allora, adesso facciamo un piccolo trasferimento. Andiamo su una pista blu, così almeno possono partecipare tutti alla gara. Cosa figa che, appunto, come vedete, possono partecipare tutti. Non è una vera e propria gara, quindi chi vince è l'eroe della giornata. Ma la cosa figa è farsi tutti assieme questo party lap, girare tutti assieme, gasarsi. Niente, godere. Il riding alla fine. E ci saranno anche soldi in palio, 500 euro di montepremi. Penso che il format di questa gara sia: si mette giù la bici, si parte da in piedi correndo, prende la bici, chi prende per prima la bici insomma entra nel sentiero per primo e da lì si scende a fucile. Io in particolare non penso di aver mai fatto tutto un trail di fila al mottolino, quindi sarà già solo faticoso arrivare fino in fondo senza fermarsi. Io non la prenderò come gara, ma il mio obiettivo sarà dare fastidio agli altri. Devo fare la figura dell'atleta. Ha rotto il filo del cambio. Gliel'ho tolto come un coglione. E dal buco. Ma no. Abbiamo introzzi. Fai il campionato italiano di downhill. Se non vinci, no, sei un coglione. Ehi, che ti sei fatto le mani? Sì, ma va, che schifo, madonna, oh. Comunque vorrei sottolineare il fatto che non abbiamo ancora girato, eh. Esatto, primo giro gara. Siamo nel punto di partenza. La gara l'ha organizzata The King. Mettiamo le bici tutte per terra come sono adesso lì dietro. Si corre, si tira sulla bici e si parte. Chi arriva per primo in fondo vince. Tra l'altro devi arrivare in fondo e prendere, c'è un bicchiere di birra in fondo, devi prendere e berlo. Quindi se non bevi la birra non vinci. Ma ancora al contrario, che palle, oh Fabiana, quanto è brutto. Alboreto, tu che sei un 100-metrista, veloce, eh. Sono pronto. Guarda quante persone. Siamo pronti. Siamo pronti. Mamma mia. Chi è che dà il via? Stardo Alboreto. Ciao. È di qua la pista. Bastardo, la conosceva lui. Dentro. Vai, 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 vai. Stardi, superano tutti qua. Non esiste la pista. Taglio tutto. Madonna, abbiamo fatto 100 metri e sono già morto. Devo dire, piacevole partire al primo giro subito in questo ritmo. Ok. Mi gare di DH, sono dure! Meno male che faccio dirt. Vai, 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 vai! Dove sono arrivati tutti loro? Hanno fatto i tagli della vita! No! Bastardo, è sceso la ruota! Dentro caso! Dentro caso!
Ancora basso. E chi cazzo le conosce queste piste? No! Ho sbagliato! Oh! Ho sbagliato tutto! Oh! Basta! Io voglio saltare! Non voglio far fatica! Oh! Siamo matti, chi è che ha vinto? Chi è che ha vinto? Voglio sapere chi ha vinto! Mortale, mortale! Chi è che ha vinto qua? Vincitore! Oh. Che sbatta, le gare di DH meglio farle fare a voi. Io ci ho detto. Com'è la bevita che non hai vinto? Lui è arrivato prima, lui è arrivato prima, ma io ho preso prima la birra. Quindi ce la smizziamo. Quindi è 50-50. Però il vincitore deve farsi almeno metà birra alla goccia, All'inizio abbiamo detto niente tagli. Niente tagli. Abbiamo fatto più metri sull'erba che sulla terra. Esatto. Però figo, mi è piaciuto. Bello. L'ignoranza di questa gara. Allora, come avete visto, l'Avalanche è stata una figata assurda. La cosiddetta definizione di party lap. Fighissimo. Mi manca un po' il fiato, sempre a fare queste gare. Comunque, adesso siamo in area jump. Anche Ivo è pronto. E non siamo con le DH stavolta. Siamo con la Dirt. Perché? Adesso The King sta facendo un whip contest, una jam, dove si sfideranno sulle whippate migliori. Però noi vogliamo giracchiare un po' con la Dirt, fare un po' di tricchettini tranquilli e divertirci con tutti gli altri. Quindi adesso lascerò in mano la camera alla Bia e metterò anche sulla GoPro, quindi gasatevi. Dovreste essere qua invece di vedere il video in realtà. Diciamo che passare dalla DH subito alla Dirt è un po' traumatico. Qualcuno ha una pompa? Raga! Metti una pompa? Grazie a Matteo, era l'unico che aveva una pompetta e anche le pezze. Grazie mille. Siete riusciti a sistemare il buco, è un po' precario. Eccolo qui. A posto. Dai, cash gasato. Vado. Bastardo, mi ha fregato il mulch qua. Purtroppo la mia secca l'ho biandata. C'è la sua secchina un po' alla spalla. Basta per oggi. Abbiamo sendato abbastanza. Era giusto, sono solo atterrato un filo in avanti col peso e il mulch mi ha bloccato. Vediamo se lo fa Iva. Dai! Sì! Oh, what?
secca, raga. E tu l'hai dato più secca? Lo rifai? Lo sai io, eh. No, io te la trovo la secca. Ma per adatti. Sei tenero, sei soffice. Anche qua. Meglio over che male accompagnato. Mi ha tirato la secchina, l'ho tirato un po' in avanti col peso, perché mi aspettavo di girare un po' di più. Tanto Ivo poi l'ha chiuso. Ha girato, che culo. L'ha provato anche lui due volte, il primo anche lui è caduto perché è andato un fail over, e poi anche lui in avanti, perché purtroppo il mulch ti blocca quando si accumula. Il problema è che in fondo a terraggio c'erano un po' di sassi, e quindi quando sono andato in avanti avevo preso un sasso proprio in cima alla spalla e mi fa un po' male. Vabbè, niente, è così anche il nostro sport. Ma è bello comunque che anche gli altri si stiano gasando e stiano trickando peso. Basta, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di sempre commentare, ditemi cosa pensate di questo video, che è un po' misto dirt, downhill, eccetera. Se vi è piaciuto l'evento TK, venite magari anche l'anno prossimo, che sicuramente penso che lo rifaremo. Basta, ci vediamo nel prossimo video.